Beh, la sensazione per noi che abbiamo fatto sempre calcio in condizioni un pochino diverse, cioè, me ne sto rendendo conto già questa mattina, no? Voglio dire, la prima volta facciamo calcio per una città che ha una grandissima storia, che rappresenta un capoluogo di una regione, e quindi l'interesse è sicuramente completamente diverso, perché anche quando abbiamo avuto l'esperienza bellissima con la Cisco Roma e poi Atletico, comunque chiaramente eravamo la squadra minore, no? Avendo la Roma e la Lazio, e quindi certamente Teramo per noi rappresenta una grandissima sfida dove vogliamo portare grandissimo entusiasmo, porteremo chiaramente realtà imprenditoriali di rilievo nazionale, che poi avrete modo di conoscere in sede di presentazione, e cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di fare bene, cerchiamo di fare il meglio. E volendo lavorare sull'opportunità calcistiche, diciamo realtà calcistiche che potevano essere sul mercato, ci avevano segnalato quella dell'ingegnere, che persona serissima, e quindi su questo noi abbiamo basato una trattativa complicata, perché poi quando si acquisisce una società è sempre difficile, e poi il presidente ha investito tantissimo in questi anni e quindi meritava tutto il rispetto di una trattativa complessa e quindi comunque gestita con un po' di tempo. Insomma, i primi contatti risalgono addirittura all'inizio dell'estate, insomma, prima dell'iscrizione al campionato. È una percentuale oggi di maggioranza. Comunque credo si assesterà in una soglia vicino al 60%, e poi c'è l'accordo col presidente di rivedersi da qui alla fine dell'anno per capire se lui avrà voglia di continuare a partecipare con la figura di presidente nelle prossime stagioni, o se vorrà cedere un altro pezzo di quella che è la quota. È chiaro che oggi è una quota che comunque ci metterà nella condizione, non appena da qui a qualche giorno procederemo con la cessione quote, di operare in autonomia, con assoluto rispetto del ruolo del presidente, che è confermato nella sua funzione. Ci sarà sicuramente l'avvento di un direttore generale, che mi pare che in questo momento oltretutto è una figura scoperta come Teramo Calcio. Ci sarà comunque un amministratore delegato, che poi farà riferimento appunto all'azienda, che è una delle aziende che procederà con l'acquisto delle quote, e poi ci saranno sicuramente dei partner che, come ho già detto, saranno partner di rilievo, ma non posso rivelare i nomi perché parliamo di aziende anche quotate, quindi ci sarebbero anche problemi da quel punto di vista. Saranno loro poi in sede di presentazione, che speriamo insomma non vada oltre la metà del mese di novembre, che riveleranno programmi, volumi e quant'altro. In ultimo, ma non in ultimo come importanza, sicuramente sarà con noi anche Confimpresa Italia, nella figura del presidente Guido D'Amico, che comunque è il presidente appunto di questa confederazione, che raccoglie circa 60.000 associati. Quindi noi contiamo di fare bene, e abbiamo insomma chiaramente il sogno del cassetto, insomma, quindi non dobbiamo fare programmi oggi, ma l'idea è venire a Teramo per valorizzare quello che oggi già esiste.